Sul palco salgono gruppi di studenti, ognuno con il suo carico di entusiasmo e di emozione. Band musicali emergenti, nate all'interno delle scuole o che attraverso le scuole si sono fatte conoscere. In gara ce ne sono 17 in rappresentanza di 14 istituti secondari di Bari e Bat. Nel parco Don Tonino Bello di Bari si alternano ogni 10 minuti, in 5 approderanno alla finale. Il concorso è il Rec and Play Contest, nato 3 anni fa all'interno del liceo Scacchi su un'idea dell'associazione 080 impegnata nell'organizzazione e promozione di eventi culturali, teatrali, cinematografici tra i giovani. Un progetto premiato peraltro lo scorso febbraio con il Leone d'Argento per la creatività alla Biennale di Venezia. Nelle prime 2 edizioni ha coinvolto 19 band, 83 ragazzi di 7 scuole, numeri cresciuti quest'anno tanto da estendersi oltre i confini cittadini raggiungendo le scuole della BAT. Da diversi anni lavoriamo all'interno del liceo Scacchi di Bari con dei laboratori di cinematografia. Abbiamo affrontato diversi generi, dal documentario al corto di fiction. Quando abbiamo deciso di affrontare il genere videoclip, abbiamo pensato di organizzare insieme ai ragazzi un contest che sorprendentemente è diventato sempre più grande, perché da livello scolastico quest'anno è arrivato a livello provinciale. Ci sono però quest'anno anche delle band nate appositamente per il Rec and Play e speriamo che il Rec and Play porti fortuna a queste nuove formazioni. Il percorso cinematografico e musicale, cofinanziato dal Comune e da Puglia Sound, si concluderà con la maratona radiofonica antimafia, radio creativa, che avrà tra gli ospiti il procuratore antimafia Giancarlo Caselli.